Ragazze e ciao ragazzi, video gloss per capelli, castano nocciola e biondo miele, stavolta con l'aiuto di mia mamma e mia sorella, quindi vi farò vedere sulle loro belle testoline il risultato. Vi ho già fatto il video del gloss per capelli nero cacao e rosso ciliegia, di cui ho fatto vedere il risultato sui miei capelli. Se non avete visto il video ve lo lascio in sovraimpressione, così là vi spiego anche questo prodotto come è nato e qual è lo scopo e come si utilizza eccetera. Vi volevo semplicemente dire, prima di lasciarvi al tutorial con le ricette e il risultato, rispondere ai vostri dubbi, perché alcune di voi mi avevano fatto delle domande, avevano un po' dei dubbi. A tante vostre domande ho risposto sul blog, quindi casomai guardate nel box informazione dove vi metto il link al posto correlato sul blog dove vi ho spiegato questo prodotto. Ad esempio, mi avete chiesto per capelli grassi si può utilizzare, e io ho scritto sul blog sì, si può utilizzare. Ad esempio, mia sorella che ha capelli grassi, lo sapete, si è trovata benissimo, perché appunto queste polveri hanno un potere anche se equilibrante e purificante sui capelli, quindi va benissimo. E anche per i capelli tinti, che mi avete chiesto, è importantissimo, anche lo potete fare. Mia mamma ad esempio ha capelli tinti, perché mia mamma fa sia la tintura e sia fa l'enné, quindi l'esempio lampante mia mamma del fatto che l'enné si può fare sui capelli tinti. Lei ogni tanto fa qualche tintura, proprio perché ce li ha tutti bianchi, quindi per coprire un po' il colore troppo rossiccio che dà l'enné ai capelli bianchi, e poi fa l'enné anche per ristrutturare, per dare un colore anche più naturale. E ha fatto anche questo gloss, assolutamente i capelli non gli sono diventati verdi, anzi sono diventati bellissimi, lucidissimi, anche molto morbidi, perché questo prodotto ha il potere anche di nutrire, di lucidare eccetera. Vi farò poi il video sulle tinte naturali senza ingredienti dannosi, non mi sono dimenticata, vi farò anche quel video là. Quindi unico requisito importante è che il vostro enné sia puro, quindi fondamentale. Ad esempio, io lo compro sui siti, lo sapete, però se voi ad esempio lo prendete in erboristeria dovete necessariamente prenderlo confezionato, perché sulla busta confezionata c'è scritto la Wasone, ad esempio l'enné rosso. Se invece ve lo prende l'erborista dal sacco e ve lo mette nella bustina, voi non sapete l'inci ed è probabile che non sia puro. In quel caso, se non è puro, vi può scambiare i capelli, appunto, se li avete tinti. Quindi se invece lo comprate al puro, state al 100% sicuro. Invece in erboristeria è un terno all'otto quando lo comprate sfuso, perché molto spesso neanche l'erborista crede che sia puro, invece magari c'è epigramato, c'è qualche altra sostanza che può fare reazione con la tintura. Nel gloss dove c'è la Wasonia, quindi l'enné rosso, vi consiglio di mettere un cucchiaino di aceto di mele. Anche io l'ho messo, mi sono dimenticata di scriverlo nella ricetta, sia il video precedente rosso ciliegia dove ho messo la Wasonia, sia in questo qua appunto dove metto la Wasonia, perché appunto l'enné rosso con un cucchiaino di aceto di mele si potenzia l'effetto e diventa più efficace. E poi anche perché comunque l'aceto va un pochino a lucidare i capelli eccetera, quindi vi consiglio di metterlo. È solo un cucchiaino, non vi preoccupate, non si sente né puzza né niente, assolutamente. Poi, posato il telefonino e preso il mio libricino delle note, mi sono segnata altre cose, perché voi mi avete fatto tante domande e sul blog vi ho messo le sostituzioni, ad esempio se non avete l'amla, se non avete un'altra polvere eccetera, come potete fare. Volevo semplicemente dire questa cosa, che sui capelli bianchi mi avete chiesto: copre i capelli bianchi come se facessimo l'enné, colore i capelli, insomma mi avete fatto un po' queste domande, oppure mi avete detto: ma io ho paura, sono biondo, ho paura che se lo faccio mi si tingono troppo i capelli e divento arancione. Allora, ovviamente questo prodotto, soprattutto se voi lo lasciate in posa ad esempio mezz'ora dopo lo shampoo, non ha ovviamente il potere colorante di se voi vi fate il pappone d'enné, il pappone, e lo tenete 3 ore in testa. No, appunto si chiama gloss riflessante lucidante, perché ha lo scopo di lucidare e di riflessare, quindi dare dei riflessi. È utile farlo ad esempio fra un enné e un altro, ad esempio voi fra un enné e un altro magari avete poco tempo, oppure vi scocciate, volete amplificare il colore riflesso, allora vi fate questo qua. Però ovviamente se volete coprire tutti i bianchi, avere un colore più intenso, allora o dovete fare l'enné normale oppure lo dovete lasciare in posa più tempo, quindi non mezz'ora ma 1 ora, 2 ore eccetera. L'ho scritto anche sul blog: più tempo lo fate stare meglio è, perché questo qua, a differenza dei gloss, air gloss per capelli in commercio, non ha ingredienti dannosi, quindi vi può fare solo bene, vi nutre e vi lucida tantissimo i capelli. Altra cosa importante, l'air gloss di Fito Gloss, mi avete chiesto come l'inci. Io proprio a questo qua mi sono ispirata per creare il mio, però non
non ha un inci perfetto, accettabile, perché comunque ci sono ingredienti dannosi, ci sono brutti conservanti, ci sono ingredienti sintetici e purtroppo c'è qualcosa che non va. Quindi io che ho fatto? Mi sono ispirata a quel prodotto prendendo il buono. Quindi ad esempio ho visto che c'erano i condizionanti e quindi ho pensato di metterci il balsamo, ho lasciato tutte le cose buone, ho tolto le cattive, quindi ho fatto la versione con bio naturale, insomma con inci accettabile. Quindi bando alle ciance, bando alle chiacchiere, vi lascio al tutorial delle due ricettine, biondo miele e castano nocciola. Fatemi sapere nei commenti come vi trovate, già mi state dando tanto riscontro con le altre due ricette, sono contentissima veramente tanto, avete visto, con le cose semplici si ottengono bei risultati, quindi sono troppo troppo contenta. Vi mando un bacio grande, ciao! Eccoci ragazze con il gloss per schiarire e riflessare capelli, biondo miele e castano nocciola. Io vorrei utilizzare questo balsamo della Schultz La Comille appunto per amplificare il potere schiarente, però ovviamente se non ce l'avete non vi preoccupate, anche perché non è questo che va a dare il colore ai capelli assolutamente. Comunque è un balsamo che a me piace molto anche come azione districante, ha un buon ince, da supermercato costa poco, quindi perché no. Allora io ho messo l'NN Neutro, la cassia obovata unita alla curcuma, che è la mia dorata curcuma, una polvere che adoro su tutti i tipi di capelli, anche un potere antiforfora, e piccola parentesi, la uso anche negli alimenti da mangiare, è veramente una spezia miracolosa, antitumorale, poi dà un gusto molto particolare alle ricette, quindi compratela e mangiatene tutti, è favolosa la curcuma. E a parte gli scherzi, serve proprio per amplificare questo, il potere schiarente appunto dell'NN Neutro, che è abbastanza blando. Poi ho messo anche lo zafferano per amplificare il potere schiarente appunto, mi piace tantissimo anche lo zafferano, soprattutto in combo con la curcuma, infatti anche negli altri video che vi ho fatto sugli impacchi schiarenti sapete che mi piace molto, quindi lo uso spessissimo, anche questo qua, anche nei cibi da mangiare lo adoro follemente, nel riso, nella pasta, nel farro, nel couscous, lo adoro. Va bene, basta, parliamo di gloss e non di cibo. Ok ragazze, deve essere molto denso questo prodotto perché è fatto per essere applicato sui capelli bagnati dopo lo shampoo, quindi se fosse un semplice impacco scivolerebbe via, quindi molto molto ricco di polveri, molto denso, non mi spaventate se è un malloppo bello denso. Insomma, olio essenziale di limone lucidante schiarente e un cucchiaino di aceto di mele o di limone, come vi ho detto appunto nell'intro. Gloss capelli castano nocciola invece, questo per la mia amata sorellina, e io ho messo il Katam, che è questa polvere che ha un potere praticamente per i capelli castani, quindi ha un colore castano, rilascia. E voi controllate su blog, vi metto tutte le sostituzioni, tutto, se non avete una polvere eccetera, vi dico già che questo qua lo potete sostituire se non ce l'avete con il mallo di noce, che anche il mallo di noce dà un colore castano ai capelli. Poi però per fare un effetto più chiaro, castano nocciola riflessante, perché mia sorella piacciono i riflessi un po' dorati nei capelli, ho voluto mettere anche a lei la curcuma, a lei piace molto la curcuma sui capelli, anche perché sapete che lei ha capelli tendenzialmente grassi, la curcuma comunque è antiforfora e purificante, quindi ottima. E poi ho messo anche qua un po' di NN rosso per coprire casomai qualche capellino bianco, giusto qualcuno che c'ha, perché c'ha, è vecchietta mia sorella, quindi vabbè, quindi anche per dare un effetto più colorante, perché sapete che la Wasone è quello che tinge i capelli. E poi l'essenziale di lavanda, piace tantissimo il profumo, per coprire l'ennè e poi perché è purificante, quindi ottimo per i suoi capelli grassi. Ed ecco qua, anche qua ho messo un cucchiaino di aceto di mele o di limone, e anche qua ho messo il balsamo alla Comille, appunto sia il cucchiaino di limone sia il balsamo alla Comille dovrebbero amplificare questi riflessi dorati che a mia sorella piacciono tanto. Ovviamente voi volete un effetto meno dorato e più scuro, ovviamente potete eliminare la curcuma e lo zafferano e aumentare l'NN rosso e il Katam. Questo è il risultato sui capelli di mia sorella, super super lucidissimi, veramente un bellissimo riflesso che a lei è piaciuto tanto. E invece sui capelli di mia mamma le ho fatto il gloss biondo miele, quindi quello della prima ricetta, anche a lei molto molto lucidi, morbidi, strutturati. E vi mando un bacio grande, al prossimo video, ciao!